Salve ragazzi, come state? Come state voi, mio caro pubblico? Vi starete chiedendo chi sei tu? Cos'è questo strano programma video? Beh, diciamo che questo programma deve le sue origini agli stereotipi, miti e malintesi che ci circondano. La Confederazione Svizzera, in Italia, ma sono sicuro anche in una buona parte del resto del mondo. Io, Andrea, il vostro presentatore, mi incaricherò dell'onore e dell'onere di chiarire queste situazioni, a volte comiche e a volte tanto ridicole da portare alla domanda: da dove salta fuori questa storia? L'episodio introduttivo di oggi tratterà la domanda: che lingua è lo svizzero? Oppure, dimmi qualcosa in svizzero? O, indirettamente, come mai sei svizzero e sai parlare italiano? Beh, preparate i secchi, cari ascoltatori, perché sto per riempirvi di badilate di sapere. Cominciamo con una banale mappa della Svizzera. Hey mappa! Ok, la Svizzera è divisa in 26 regioni, definite cantoni, anche se ci sono anche dei cantoni divisi a metà, e le parti di questi cantoni si chiamano semicantoni, ma non sono qua per farvi una lezione di geografia, giusto? Partiamo dal presupposto che in Svizzera non c'è una lingua nazionale unica, come può succedere in Italia, in Portogallo o in Francia. È più simile alla situazione, non saprei, del Belgio. O se vogliamo, della Spagna, in un certo senso. Ce ne sono ben quattro lingue nazionali e in ogni cantone si parla da una a tre di queste lingue, a dipendenza. Questo dipende in gran parte dai territori confinanti, perché i cantoni, prima di appartenere a quella che oggi chiamiamo Svizzera, appartenevano secoli e secoli fa ad altre nazioni, per così dire, non erano ancora tutte nazioni, ma più che altro si parlava di zone linguistiche. La maggior parte della Svizzera parla il tedesco. Soprattutto, diciamo, una gran parte del nord della Svizzera. Ma in generale è una grossa parte della Svizzera che parla tedesco. E una parte un po' più piccola, ma ancora relativamente importante, parla il francese. E mettendo queste due grandi lingue da parte, rimangono altre due lingue nazionali. Una è la mia, e la vostra, l'italiano. È parlato in una parte molto ridotta della Svizzera, ossia solo il cantone dove vivo io, il Ticino, il cantone più a sud geograficamente, che assomiglia, se vogliamo, un triangolo? Sì, triangolo, no, non l'avevo considerato. Ma possiamo dire triangolo. E parte dei nostri vicini, per così dire, nel cantone a est, il Canton Grigioni. Ed è proprio lì, nel Canton Grigioni, una percentuale inferiore all'1% di tutta la Svizzera, parla questa lingua strana, assurda, quasi leggendaria. Lo svizzero! È il romancio, una lingua quasi in via d'estinzione, anche se diciamo che è tenuta in vita dalle famiglie più legate alla tradizione e anche a scopo culturale. Ecco un breve esempio di romancio per darvi un'idea.
Animals sperite pions tornen a nevose nosses regiuns. L'uvela su selva e l'urse l'engiadina addossa un imbiapi special e la valcama giù la mesolcina. Ai unicorn. A quei malgrat che gli unicorns duen essere fecci spurecchi in via scastions. Quei vini de quella che nus mondiene caccia da unicorns provvede als corns che impara fecci custaivels. Ai venden ton era portau che mo castians che craien vide d'unicorns mica adien in cor innocent sapien eve se als unicorns. Tirchen ins Gewusu dies, so weis vus, constata ussa e la contribuzione de Darmon Schlegel. Niente male? Usando le mie superbe conoscenze di questa lingua, posso dirvi che la gentil signora stava parlando di unicorni, quattro clowns bronzi e una piastra per capelli. Già. La leggenda dello svizzero probabilmente viene dallo Schweizerdeutsch, che è lo svizzero tedesco, il dialetto, diciamo così, che si parla nei cantoni di svizzeri di lingua madre tedesca. Appunto, è un dialetto come un altro, come quelli che avete voi in tutta Italia, ma diciamo non ha un livello così variato. Infatti, lo svizzero tedesco non è considerato una lingua a sé, come per esempio, se non erro, il sardo è considerato una lingua a sé, o comunque sta arrivando a quel punto, visto che è praticamente una lingua completamente diversa dall'italiano. È comunque strano che sia nata questa leggenda dello svizzero, visto che per esempio in Austria non esiste la leggenda dell'austriaco. O non so che altri paesi. È come se io dicessi in Italia si parla il toscano o il fiorentino. Non è completamente sbagliato, ma non è nemmeno completamente giusto. Ed ecco svelato il mistero, il grande mistero dello svizzero. Parlo italiano perché sono nato e cresciuto in un cantone di madrelingua italiana. E l'ho parlato praticamente da quando. Lo parlo praticamente da quando sono nato. Pensate che abbiamo anche un enclave che conta ancora come territorio italiano all'interno del Canton Ticino. Ehi, campione d'Italia! Naturalmente, anche io il mio dialetto. È raro trovare una nazione o una regione sola che non abbia una varia sfumatura di dialetti, e ce ne sono svariati in Ticino. Io ne conosco un paio, forse. Ma direi che per oggi può bastare. Vi auguro una buona giornata a voi affamati del sapere sulla Confederazione Elvetica, voi pubblico a casa, e ricordate, lo svizzero non esiste.